Pier Giuseppe Maritato ancora in gol, partiamo da lì, anche se forse a voler essere cattivi facciamo una battuta, visto che Vicenza ha vinto, hai fatto il gol più facile, perché quello prima abbiamo urlato tutti al gol e dopo pochi minuti... Ho urlato anch'io il gol quello lì, poi visto che l'ha beccato al portiere, però dai, non contento comunque di essere riuscito a riscattarmi e averla buttata dentro quella dopo. Vittoria importante, partita tosta, difficile, poi Albino Leffe in vantaggio, quindi era importante lì metterla subito sul 2-2 e ripartire. Sì, no, in generale sappiamo che ogni partita ora è importante, perché comunque se l'obiettivo è quello di voler andare su diretti non dobbiamo sbagliare. A un certo punto si era messa anche male perché eravamo in vantaggio e ci siamo ritrovati sotto di un gol. E si è stati bravi a reagire e poi portare il risultato a casa, che poi alla fine è quello che conta. Il gol del 2-2, raccontacelo lì, il portiere non ha trattenuto la sfera. No, è andato per respingerla, l'ha respinta prima sul suo difensore, poi ha beccato addosso a me e sono riuscito di carica proprio a buttarla dentro. Nel suo fallo di mano, quindi? Guarda, sinceramente lì non me ne sono neanche accorto, probabile o no, non lo so sinceramente. Vicenza che conquista 3 punti importanti, poi c'è stato da soffrire fino alla fine, fino agli ultimi minuti. Sì, sapevamo che tipo di squadra incontravamo, comunque anche l'andata ci aveva messo in difficoltà verso la fine della partita. E oggi siamo stati bravi comunque a respingere tutte le occasioni, perché penso che il secondo tempo loro, forse a parte l'ultimo minuto, quella palla che è rimasta sulla linea, comunque è andata da un rimpallo, per il resto non ha creato nulla. Gol numero 7. Sì, per fortuna comunque è eguagliato quelli che ho fatto lo scorso anno, quindi ad oggi posso dire che per me parte un altro tipo di campionato. Ti ha una dedica in questo caso? Beh, personale, dedica personale, perché ci tenevo comunque a fare gli stessi gol dello scorso anno e magari migliorarmi già da domenica prossima, visto che incontro quella squadra, la mia ex squadra. Per te sarà una partita particolare? Sì, perché comunque ho lasciato lì amici, comunque gente che sento tuttora, non solo ex compagni ma anche gente del posto, sarà sicuramente una partita per te particolare. Un modulo un po' diverso, con di più basso, i due centrocampisti castigliacci nelle più alti, due esterni molto larghi, tu un po' più solo per certi aspetti, ma è una squadra che ha creato tante occasioni di gol, vuol dire che insomma, l'11 ha funzionato. Sì, siamo una squadra molto completa, nel senso che qualsiasi modulo abbiamo attuato fino adesso siamo riusciti sempre a esprimerci per il meglio, quindi vuol dire che c'è tanta voglia di far bene e questo è sicuramente una nota positiva. Poi personalmente era un modulo che già conoscevo, visto che ho fatto un intero campionato lo scorso anno a 3 davanti e mi cambiava poco, ecco. Un applauso a Giacomelli, che è tornato bello in rifinitura, bello propositivo, gli è mancato solo il gol. Sì, aspettiamo anche noi il gol di Stefano, perché comunque sia, sappiamo che lo cerca tanto e comunque non è facile. Il fatto che oggi sente stabile un po' di meno a cercarlo ha fatto sì che creassimo tante occasioni da rete. L'importante è che rientro di Mustacchio per avere palloni, diciamo. Sì, comunque venivamo da una domenica non brillante davanti, non abbiamo mai calciato in porta. Ci tenevamo a riscattarci e penso che comunque ci siamo riusciti per il meglio. Ha creato tante occasioni da rete, ben bene. Stanno partendo con un sorriso, allora partiamo da qui, perché il tuo allenatore, a cui abbiamo chiesto le tue condizioni, visto che zoppicavi a fine partita, ha detto che quando chiedi il cambio negli ultimi minuti non sei credibile. Ma secondo sei me incredibile. Potremmo, potremmo anche creare una nuova telenovela, perché ormai tra il mister, no, via degli scherzi, avevo preso un pestone proprio sul nervo del piede, zoppicavo, non era un fattore fisico perché comunque stavo bene, solo che non volevo lasciare in difficoltà i miei compagni, allora ho spiegato al mister che zoppicavo, poi ormai il mister è un strapporto e anche un po' ridere, però va bene così. Gol numero 5, tra l'altro il gol che ha aperto la partita, che l'aveva messa in discesa inizialmente. Sì, un gol importante, sono contento. I miei compagni mi ripetono sempre, anzi mi fanno quasi le domande: cosa devi fare quando metto il cross da sinistra, chiudere sul secondo palo. E infatti sto segnando e spero di continuare, perché anche oggi è stato un gol importante per la squadra e voglio continuare così, visto che adesso ho la fiducia dei compagni, del mister, voglio continuare a dare il mio contributo anche per ringraziarli per insomma, quello che fanno per me. Poi però 1-2 da Albino Leffe, lì è stato importante trovare la reazione giusta.
Ma sì, loro l'hanno dimostrato anche l'andata, che erano una squadra competitiva, una squadra che gioca bene, con un attacco a mio avviso forte, bravi loro, ma più bravi noi. È stata una partita tosta, dura, contro questa squadra, contro la Juve. Sì, ce lo aspettavamo, perché sapevamo che avevano dei giocatori di qualità, però siamo stati bravi a rimanere compatti, a dare equilibrio e poi insomma, a segnare, a vincere la partita. Il tuo è stato, dopo la squalifica, un rientro importante a conferma che gli esterni in questa Vicenza contano molto. Ma noi facciamo un gioco dove sugli esterni creiamo superiorità numerica, uno contro uno, è un gioco anche improntato a far giocare tanto l'esterno, quindi è normale che come esterni siamo importanti, ma è importante come il centrocampo, come la difesa, come l'attacco. È quello che sono più contento è che creiamo gioco, cioè giochiamo tutti, ed è una cosa importantissima, perché avere una squadra in cui gioca tutta la squadra e non dei singoli vuol dire insomma che stiamo lavorando bene. E di per te oggi il compito era quello su e giù per la fascia, un po' diverso, perché c'è anche la centrocampisti centrali, però con Padalino l'intesa è ottima e insomma avete fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Ma innanzitutto devo solo che sono fortunatissimo ad avere un giocatore d'esperienza e così bravo, che ha militato in categoria superiore, un giocatore che non devo stare a raccontare che giocatore è, perché padre è bravissimo, inoltre mi dà tanti consigli e mi dà una mano e io cerco di apprendere tutto il più possibile, il più velocemente possibile e poi insomma cerco anche di dargli una mano in fase difensiva, sono le mie caratteristiche. Cerco sempre di adattarmi anche a varie situazioni, quello che chiede il mister e insomma fino adesso sta andando benissimo, quindi sono contento. Sei quindi più credibile in fase realizzativa? Ma in passato diciamo che mi avvicinavo un po' di più alla porta, negli scorsi anni mi è mancata anche un po' forse di fiducia in me stesso, ma quest'anno grazie al mister e ai compagni l'ho ritrovata e comincio a essere il giocatorino, perché giocatore è un'altra cosa di qualche anno fa e per il mio futuro insomma sono contento, voglio continuare a lavorare così. Ci sono 5 in campionato e uno in Coppa Italia, con tanti? Cominciano a essere tantini, dai, però voglio continuare così. Cioè, perché non è che devi fermarti. No, infatti assolutamente, no, voglio continuare per me stesso, ma soprattutto per la squadra, perché poi sono tutte comunque partite difficili, anche un gol in più può decidere la partita, quindi voglio continuare a seguire i consigli dei miei compagni e insomma vedere la porta.